o quattro domande da farle io, va bene? Va Prima bene. domanda. Cosa succede? Possiamo spiegare bene a casa, cosa succede esattamente quando mi vaccino? Beh, quando si vaccina, quello che succede dipende molto dal tipo di vaccino che usa, ma in linea generale quello che succede è che in qualche modo entra nel nostro organismo un pezzo del virus che è di solito, almeno in questi che abbiamo a disposizione, la proteina S, che è quella che rappresenta questi spike, queste punte che sono sulla superficie del virus. L'entrata del DNA, in qualche caso dell'RNA, in altri, insomma, non entriamo nei dettagli, ma comunque l'entrata determina una produzione della proteina S, cioè la protezione di qualcosa che appartiene al virus, pur non essendo il virus. Questa proteina S entra in giro nel nostro Organismo. sistema circolatorio e l'organismo la riconosce come una proteina estranea, non è una delle nostre proteine, e quindi monta delle risposte che sono da un lato quella che chiamiamo la risposta umorale, cioè che sono gli anticorpi che poi agiranno sulla proteina S per bloccare a questa proteina di collegarsi con un'altra proteina sulle superfici, quella che chiamiamo ACE2, che è sulla superficie delle cellule umane, e bloccando questa possibilità il virus non può entrare nelle cellule e quindi non può sopravvivere, perché per vivere ha bisogno di entrare nelle Quindi ci cellule. E permette di poi avere accanto a un'armatura. questo, scusi, Sì. scusi, accanto a questa risposta umorale c'è anche una risposta cellulare, cioè ci sono dei linfociti, dei macrofagi, insomma delle cellule speciali che invece si mangiano il virus tutto insieme. E quindi è un meccanismo diverso. Quindi noi, a seconda, diciamo, della risposta individuale, perché ci sono chi monta molte risposte e chi ne monta poche, insomma, ma comunque il risultato finale è che il vaccino sviluppa sistemi all'interno dell'organismo che tendono a neutralizzare il virus. Ora Questo è il però, aspetti, meccanismo. aspetti professore, per neutralizzare il virus vanno bene tutti i vaccini che sono in commercio o c'è qualcuno che va meglio di altri? Cioè, sono buoni tutti allo stesso modo? Non funzionano allo stesso No, però modo, dico, perché per ci danno un esempio, risultato tutti? questo, diciamo, non sappiamo in realtà quale è la comparazione, perché non sono stati fatti studi comparativi. Tutti i vaccini sono efficaci, perché per efficacia si intende il vaccino che esercita la sua attività in più del 50%. E quindi, siccome tutti sono al di sopra, Ok. sono tutti dei vaccini efficaci approvati dall'autorità regolatoria. Manca naturalmente la comparabilità per due ragioni. La prima, perché non sono stati studiati in contemporanea. La seconda, perché sono stati studiati in popolazioni diverse. C'è chi è stato studiato in Brasile, chi è stato studiato in Sudafrica, chi è stato studiato in Inghilterra o da altre parti, insomma, quindi non sono comparabili, ma però si ritengono tutti attivi. E da ultimo le chiedo, i vaccini proteggono anche dalle varianti, tutti quelli che abbiamo a disposizione? Questo, diciamo, non è detto a priori, cioè, per esempio, il vaccino AstraZeneca è relativamente debole nei confronti della variante sudafricana. Quindi, se la variante sudafricana si diffondesse in Europa, si diffondesse in Italia, naturalmente non sarebbe molto utile impiegare quel vaccino. Però ci potrebbe essere un'altra variante che arriva che non è sensibile al vaccino di altro tipo. Quindi è per questa ragione che noi dobbiamo non soltanto vaccinare rapidamente,
ma dobbiamo anche vaccinare i paesi a basso reddito. E non è una forma di beneficenza, No, no, è una serve a tutelare necessità noi nel per nostro primi. interesse, Certo, perché certo. quanto più gira il virus, tanto più abbiamo la possibilità che le varianti ritornino da noi, perché siamo in un'era di E che i globalizzazione. nostri vaccini non funzionano rispetto a quelle nuove varianti. Esatto. Alessio? Abbiamo aperto la puntata.